Con il film Il Viale del Tramonto, Billy Wilder esprime una ferocissima critica contro il regno cinematografico di Hollywood, accusandolo di trattare autori e interpreti come se non fossero niente altro che oggetti. Hollywood lo sappiamo ha un lato oscuro, quello non sempre narrato perché è scomodo, fatto di scandali, ricatti, complotti, droga, sesso, alcol e soprattutto sogni infranti. Gli stessi sogni che avevano spinto la trentenne Ucraina Jana Kasian a cercare fama e successo nella Mecca del cinema, dopo aver lasciato Kiev. Quando Jana conobbe Black Label, un aspirante produttore proveniente da una famiglia benestante canadese, pensò che la sua vita di lì a poco sarebbe davvero cambiata. E aveva ragione. Purtroppo, però, quella a cui la povera Ayana stava andando incontro era più una storia degna di un film dell'orrore che del libro dei sogni. Il peggiore degli incubi stava diventando realtà. Una macabra sceneggiatura, prima scritta e poi messa in atto proprio da quella persona di cui lei si fidava di più: il padre di sua figlia. Blake Leibel era cresciuto nel mondo esclusivo del quartiere di Forest Hill, all'alta società di Toronto in Canada. Alla nascita era già erede di due diverse famiglie ricche, talvolta controverse. I genitori di Leibel si separarono quando lui era giovane. Trent'anni dopo la separazione sua madre morì di cancro al cervello nel 2011. Da ragazzo lui visse con sua madre, Elena, mentre il suo fratello maggiore Cody rimase con il padre. Elena era una donna ricca di famiglia, suo padre, infatti Paul Cheatel, fondò un'azienda di tele di plastica nel 1957 che in seguito divenne multimilionaria. Con i soldi che arrivavano da entrambi i lati della famiglia, Black Label riuscì a vivere una vita di privilegi. Le sue frequentazioni di Toronto includevano una serie di ricchi rampolli dell'alta borghesia canadese come Jack Latner e Lawrence Longo. Il fratello maggiore di Blake Cody era già introdotto in quel mondo da tempo. Aveva fondato un'etichetta musicale, la C-Note Records a Los Angeles ed era stato un assiduo frequentatore di giochi di poker underground per tutti gli anni 2000. Attorno al 2005, Blake e i suoi amici canadesi si trasferirono tutti a Los Angeles i rampolli ricchi dell'elite di Toronto alla ricerca del sogno americano, proprio lì dove i sogni nascevano, a Hollywood. Blake Label diventò un creatore di nuovi mondi, come amava definirsi. A Los Angeles creò una rete di contatti con illustratori e scrittori che avrebbero dovuto aiutarlo a trasformare i suoi concetti in arte. Con gli amici Latner e Long fondò una casa editrice lavorando a un adattamento televisivo di Spaceballs, il film di Mel Brooks. Blake provò anche a scrivere e dirigere un film, Bold, pubblicato in DVD nel 2009, stroncato dai pochi critici che ebbero la sfortuna di vederlo. Insomma, Blake non era esattamente il nuovo Billy Wilder. Riuscì però a farsi un discreto nome a Los Angeles nel campo dei fumetti e delle graphic novel. Fantasy Prone, la compagnia che aveva creato con i due fidati amici, pubblicò una serie di opere, tra cui una serie di fantascienza ambientata su un pianeta misterioso e Gold Medal Rabbit, un libro per bambini prodotto in collaborazione con un attore di Hollywood. Nel frattempo Blake aveva sposato Amanda Brown, una ex modella, nel marzo del 2011, un mese prima che lei desse alla luce il loro primo figlio. La famiglia viveva insieme in una villa di Beverly Hills, con un albero di limoni sulla veranda, ma in quegli anni qualcosa in lui cominciò a cambiare. Un amico e collega disse che aveva investito i soldi suoi e quelli dei suoi genitori in progetti molto costosi, che però non avevano portato a nulla. Eppure lui aveva fatto di tutto, era addirittura arrivato a distribuire gratuitamente i suoi oscuri romanzi nei negozi di fumetti per farsi conoscere. Le cose però non andavano come Blake avrebbe voluto e il suo costosissimo progetto faticava a decollare. Inoltre, spesso non si presentava agli appuntamenti e sembrava sempre più ossessionato da temi legati alla violenza e alla brutalità. Aveva creato una graphic novel dal titolo Syndrome, uscita nel 2010, che narrava le vicende di un certo dottor Wolf Cheadle, un neuropatologo che studiava i serial killer allo scopo di trovare una cura che impedisse loro di fare quelle cose terribili. Le cose per Blake cambiarono definitivamente con la morte della madre nel 2011. Ricevette in eredità gran parte del patrimonio della donna, inclusa la sua casa da 5 milioni e mezzo di dollari a Toronto e altri beni molto costosi. I rapporti però non erano più quelli di un tempo, e tra i molti appuntamenti a cui Blake mancò in quegli anni ci fu anche il funerale di sua madre. Inoltre due anni dopo la sua morte fece causa nel tentativo di ribaltare il testamento, pensando di non aver ricevuto quanto gli spettasse in realtà. Anche la situazione finanziaria non era delle migliori. Aveva speso moltissimo durante i suoi anni di permanenza a Los Angeles e ora era in difficoltà addirittura anche a pagare le bollette. Il matrimonio con Amanda Brown finì dopo quattro anni. Lei era incinta di otto mesi quando lui chiese il divorzio a luglio del 2015. Blake si sentiva sempre peggio in quel periodo. Non vedeva neanche più gli amici di vecchia data. Poche settimane dopo conobbe Jana Kasian, una bellissima donna ucraina che parlava inglese con un leggero accento dell'est. Poi la sua ex moglie dette alla luce il suo secondo figlio, un altro maschio. Pochi mesi dopo anche Jana rimase incinta. Blake sembrava aver perso la testa per quella giovane e affascinante donna. A questo punto della sua vita si ritrovava con una mediocre attività professionale, un matrimonio fallito alle spalle, una nuova compagna incinta e nessun amico. Il 3 maggio del 2016 Iana, a trent'anni, dette alla luce una figlia. Lei era felice perché tutto quello che aveva desiderato stava per avverarsi. Ma come sappiamo il diavolo ci mette sempre lo zampino, e poco dopo la nascita della bambina successe quello che nessuno avrebbe potuto prevedere. La madre di Iana, Olga Casian, quel giorno ebbe improvvisamente una brutta sensazione. Aveva telefonato più volte a sua figlia senza ricevere alcuna risposta. Iana viveva con Blake a West Hollywood e la cosa le sembrò subito molto strana perché non era mai successo che lei non rispondesse alle sue chiamate per così tanto tempo. Così Olga decise di avvisare la polizia affinché andasse a vedere se tutto fosse a posto. Quello che i poliziotti scoprirono dentro quella casa fu una delle scene di omicidio più orribili che la città avesse visto negli ultimi decenni, forse mai. Lo sceriffo della contea di Los Angeles, William Kotzer, dichiarò di non aver mai visto un crimine così atroce in quasi trent'anni di carriera. Blake Lybold stava per divorziare dalla sua prima moglie, che aveva partorito il loro secondo figlio quando Iana fu uccisa. Prima di quel tragico giorno la madre della ragazza disse che lui la controllava costantemente e pretendeva che facesse tutto quello che lui voleva. Lei, nonostante tutto, era molto innamorata e aveva paura di perderlo, così decise di affidare la bambina alla madre e di stare più vicina a Blake. Siamo al 23 maggio del 2016, mentre madre e figlia stavano facendo shopping Jana ricevette diversi messaggi da Blake in pochi secondi cambiò atteggiamento e decise di andare da lui quella fu lultima volta che olga Kesian vide sua figlia viva. Il giorno dopo la madre fu presa dal panico quando sua figlia non rispose alle sue chiamate. Avvertì la polizia, ma ci vollero molte ore prima che le autorità capissero che qualcosa non andava. Quando due investigatori arrivarono sul posto, provarono a usare una chiave fornita dall'agente immobiliare, ma scoprirono che la porta era chiusa a chiave dall'interno. Dovettero forzare la serratura e poi scondare un'altra porta interna che bloccava l'accesso alle camere da letto, rimuovendo i cardini. Percorsero quel lungo corridoio col fiato sospeso, cominciando a vedere tracce di sangue. Si diressero verso la camera da letto principale e la trovarono chiusa a chiave. Fu allora che Blake Lybel dall'interno urlò che non sarebbe uscito. Disse ad alta voce che Iana non era in casa. I poliziotti, dopo alcuni minuti di insistenza, chiesero a un suo amico di chiamarlo al telefono e provare a convincerlo a uscire, quando finalmente apparve sull'uscio, indossava solo i boxer. Gli investigatori della omicidi Cotter e Martindale a quel punto entrarono in quella stanza e trovarono qualcosa che non avevano mai visto prima. Il cadavere di Iana era sul letto, c'era sangue dappertutto, il volto della donna era irriconoscibile. Il dottor James Ribe dell'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles in seguito riportò i risultati dell'autopsia sul corpo della donna. Tutto il cuoio capelluto era stato rimosso dal corpo tranne che per piccoli frammenti nella parte posteriore. Le ossa del cranio erano parzialmente visibili, anche porzioni del lato destro del viso furono asportate, incluso l'orecchio e la parte posteriore destra della guancia fino alla mascella. Sul viso di Jana erano presenti lividi, abrasioni e un segno di morso umano. Secondo il patologo, la donna sarebbe vissuta per almeno otto ore dopo aver ricevuto le ferite al cuoio capelluto e un livido all'altezza della clavicola. Insomma il patologo forense non aveva mai visto prima una cosa del genere e dubitava che un qualsiasi suo collega lo avesse visto negli Stati Uniti o all'estero, forse solo in tempo di guerra. Molte scene descritte dalla polizia sembravano stranamente simili a quelle presenti nella graphic novel di Blake Libel uscita nel duemiladieci, in quel libro un serial killer appende una coppia per i piedi lasciando che il sangue defluisca dai loro corpi. In un altro disegno un cadavere femminile giaceva senza testa su un letto in una pozza di sangue, non solo Iana era stata uccisa in un modo orribile, ma alla piccola Diana ora non restava che la nonna. Olga Kasian era devastata dalla morte di sua figlia e sentiva su di sé il peso di dover crescere una bambina piccolissima. Durante il processo che seguì, la madre della vittima affidò a un traduttore russo queste parole. La vita di quel piccolo angelo era iniziata con il massacro della madre da parte del padre, Che cosa ci poteva essere di peggio? Blake Lybol arrivò in tribunale sotto scorta speciale, mentre suo fratello Cody era fuori dalla stanza. Dopo aver conferito per dieci minuti con i suoi avvocati, l'imputato comparve all'interno del box sul lato sinistro del tribunale. I suoi capelli ricci cadevano in modo disordinato sulla fronte lo sguardo era basso e l'aspetto dimesso. Quella macabra storia fece sì che l'interesse attorno al caso fosse enorme. C'erano tutti gli ingredienti che piacevano al pubblico sangue, denaro e fama. È facile capire perché. Un racconto dell'orrore di Hollywood ambientato nel posto dove tanti di quei racconti avevano preso forma, tranne che qui era tutto maledettamente vero. Il giudice della Corte Superiore Mark Wyndham ha condannato Blake libel all'ergastolo con possibilità di libertà condizionale e dopo aver ascoltato i raccapriccianti dettagli di ciò che era accaduto, possiamo dire che quella decisione gli è venuta spontanea. Il caso è insolito solo nella sua ferocia, ha dichiarato Wyndham ai giornali, aggiungendo che l'assassino aveva mostrato un'inconcepibile crudeltà nelle sue azioni. Durante il processo furono rivelati macabri dettagli della scena del crimine, come le macchie rosso intenso sui mobili bianchi e i ciuffi di capelli scuri attaccati a un rasoio. La cosa più inquietante forse fu scoprire come i poliziotti avessero trovato l'orecchio destro della povera Iana in un cassonetto dei rifiuti all'esterno dell'abitazione ha buttato via pezzi della sua fidanzata come se fossero spazzatura. Questo fu il commento del vice procuratore distrettuale Beth Silverman. Un anziano giurato scosse la testa, mentre una donna tra il pubblico perse i sensi e fu accompagnata fuori dall'aula. Olga Casian, la madre di Iana, fissava intensamente quelle immagini violente che scorrevano impietosamente sullo schermo, mentre Blake tenne la testa bassa guardando il tavolo della difesa per tutto il tempo. Suo fratello Cody sedeva tra il pubblico senza alcuna espressione. Sebbene non ci sia un lato positivo in questa tragedia indicibilmente violenta, Blake Liebell, trentasette anni, è stato condannato per omicidio di primo grado, aggressione e tortura nel giugno del duemiladiciotto. Rimarrà dietro le sbarre per il resto della sua vita, mentre la piccola Diana sarà amata e accudita dalla nonna la nonna che tramite i suoi avvocati ha intentato una causa da 56 milioni di dollari contro l'assassino di sua figlia. Sui motivi di quella feroce aggressione si sono fatte tante ipotesi, una di queste riguarda l'attenzione che la vittima aveva per la figlia appena nata, una cosa del tutto normale per una giovane madre. Questo però secondo il padre era intollerabile, non sopportava che la sua compagna lo trascurasse. E per questo motivo avrebbe deciso di punirla.